sempre bello venire qui. Almeno di là ci divertiamo e poi mangiamo qui. Già, prima ci siamo divertiti un sacco! Ma Bridget, c'è qualcosa che non va? Non ti vedo tanto attiva. Già, anche prima di là non eri tanto partecipe. Hai giocato sempre da sola. Che cosa c'è? Oh no, no, non è niente di che. Dai, diccelo, con noi puoi parlare. Beh, volevo solo lasciarvi i vostri spazi, vi ho lasciato giocare voi due, cioè. Mi sento un po' a disagio uscire con voi, cioè siete una coppia, io sono la terza incomodo. Fossimo in quattro, ok, ma siamo in tre, è un numero strano. Cioè, non voglio interrompere i vostri momenti romantici. No, sta tranquilla, Bridget, non sentirti a disagio, dai. Sei nostra amica, puoi uscire con noi quando vuoi. Non sei la terza incomodo, dai. Non ci dai fastidio, vero Luca? Beh, in effetti, a volte. Cosa dici? Lei non dà mai fastidio. Non è che dà fastidio, ma magari a volte voglio fare qualcosa di romantico con te o stare da solo con te. Cioè lei, sì, a volte usciamo da soli, però, infatti, poi non voglio sentirla metterla da una parte, quindi. Ah, visto, sono la terza incomodo. No, ma vabbè, ma non dai fastidio, puoi comunque venire con noi. Vabbè, cambiando argomento, ieri ho parlato con Agatha in spiaggia e, insomma, mi è sembrata molto gentile. È stata con me mentre voi eravate nel mare e così non sono stata da sola. Oh, finalmente hai visto che è una brava persona. Già, forse l'idea di farla entrare nel nostro gruppo non è così male. Ancora con questa storia? Beth, ti ricordi che cosa ha fatto? E Bridget, dai, non me l'aspettavo da te. Non sei una che si fida subito. Avevi detto no categorico. Lo so, ma si è dimostrata brava. Ho visto che è stata gentile con me, anche se l'ho mandata via diverse volte, anche se l'ho un po' insultata. Almeno se entra nel gruppo, non sono più la terza incomoda e potrete fare quello che volete senza che io vi dia fastidio. Dai, Luca, è un'ottima idea. È brava, dai, è cambiata. Una persona può cambiare. Va bene, possiamo farla entrare in prova, ma se poi fa qualcosa di sbagliato, la cacciamo subito. Sì, fantastico! Oh, non vedo l'ora di dirglielo! Sì, finalmente non sarò più la terza incomodo! Andiamo a dirglielo subito. Andiamo a cercarla, tanto lei è sempre in giro, spesso negli stessi posti, so dove va. Dai, andiamo a cercarla. Ok, finiamo di mangiare e andiamo. Spesso viene in questa strada, quindi probabilmente è qua. Ecco, lei è seduta laggiù, andiamo. Ehi, ciao Agatha, ti stavamo cercando. Oh, ciao ragazzi, perché mi cercavate? Vogliamo dirti che puoi entrare nel nostro gruppo, abbiamo cambiato idea. Davvero? Oh ragazzi, io vi adoro, vi ringrazio tantissimo, sono super felice. Sì, ma sappi che è un periodo di prova, al primo errore ti buttiamo fuori. Dai, adesso non esagerare. Ma dai, dobbiamo festeggiare, andiamo da qualche parte a fare qualcosa. Sì, è un'ottima idea, andiamo. Allora, sei riuscito a rintracciare chi ha mandato quei video? È stato parecchio difficile, ma sì, alla fine ce l'ho fatta. Guarda. Ok, hai trovato un modello di telefono e quindi? E beh, questo è quello che mi avevate chiesto. No, noi ti avevamo chiesto di trovare il colpevole o la colpevole, non un tipo di telefono. Io riesco a risalire ai telefoni, poi dovete voi scoprire di chi è. Come faccio a scoprire chi è il colpevole? Sì, in effetti hai già fatto tanto e. Anche se sarà difficile, ma adesso come troviamo il colpevole? Cioè, se non lo troviamo, tutto ciò è stato inutile. Non abbiamo risolto niente, loro ancora non mi vogliono nel gruppo. Ah, tutto ciò è stato inutile, ci hai fatto perdere un sacco di tempo. Diccelo subito che non saresti riuscito a risalire alla persona. Andiamo, ragazze, ma era ovvio. Basta che trovate chi ha questo tipo di telefono, eh? Non è che non ho fatto niente, non è stato completamente inutile. Io so riconoscere subito il tipo di telefono. Se volete vengo con voi e lo cerchiamo perché non ve ne intendete anche solo vedere il telefono, non capite. Non è che potete chiedere alla gente dammi il telefono che devo vedere che marca è, cioè sarebbe strano. Va bene, almeno è qualcosa. Ah, quindi io dovrei andare in giro per la città a cercare che marca è quel telefono, ma è ridicolo! Ci metteremo una vita! Vabbè, ma avete una pista? Avete qualche sospettato? Oh, nel pensare a tutto questo non ho pensato ai sospettati. Allora, qualcuno che odia Beth e Luca e vuole farli lasciare. Magari qualcuno
che si vuole fidanzare o con Beth o con Luca. Chi potrebbe essere? A me viene in mente solo tu, Clara. Ah, ancora con questa storia, ve l'ho già detto, non sono stata io. Eravate già venuti a incolparmi, non sono stata io, sono cambiata, basta. Sei cambiata davvero? Perché questa cosa è venuta tempo fa e magari sei migliorata, ma Luca comunque ti interessa. No, non mi interessa più, basta, non ho fatto niente del genere. Ho chiuso con Beth e quel gruppo, non voglio più saperne niente, no. Beh, ti viene in mente a te qualcuno che potrebbe avercela con loro? Perché a me no. Fammi pensare. Ma certo, Agatha, perché non ci ho pensato prima? Come ha fatto a non venirti in mente? Io quell'Agatha non la conosco tanto, tu la conosci da molto più tempo di me, deve venirti te in mente. Perché dovrebbe essere stata lei? Perché gli interessa Luca, già tempo fa lo voleva e mi sfidava perché lo volevo anch'io, mi ha fatto una montagna di scherzi, anzi, cose cattive più che scherzi. Mi aveva fatto perdere la dignità, è stata sicuramente lei, dobbiamo scoprirlo e dirlo ai tuoi amici. Bene, allora basta solo vedere se il suo telefono ha quella marca ed è la conferma. Dopodiché potrete dire tutto ai vostri amici e si risolverà tutto. Ma allora sarà facilissimo, basta vedere che marca di telefono ha. Ma allora hai fatto davvero qualcosa di utile, grazie mille. Sì, in fondo questa cosa ci è tornata molto utile, grazie. Ovvio che vi è tornata utile. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché ho visto che molte persone guardano i miei video senza essere iscritte, è gratis. Lasciate like al video se vi è piaciuto. Secondo voi Beth, Bridget e Luca hanno fatto bene a far entrare Agatha nel loro gruppo? E il piano di loro tre ha senso? Non mancate al prossimo episodio con la continuazione. Ciao!